Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Comedy Night, il programma più divertente, più tonificante, più rilassante del venerdì sera, direttamente dal vostro divano. Come tutti i venerdì alle ore 21 siamo in diretta qui dagli studi di Telegenova, andremo anche in replica al martedì. Ma per chi si perdesse le puntate ci può sempre seguire sul canale YouTube di Telegenova Live. Comunque iniziamo subito con quello che devo dirvi, perché veramente questa settimana sono successe un sacco di cose e devo dirvi che io mi sono messo nei panni del sindaco Doria. Sì, sono sicuro che il sindaco Doria questa settimana si è veramente, veramente mangiato le mani. Eh sì, perché dovete sapere che lui aveva una grande passione quando era piccolo. A lui piacevano gli aeroplanini. E così al compleanno, a Natale, chiedeva sempre a papà e mamma di regalare aeroplanini, ha una grande collezione. E poi, diventato ragazzo, questa sua passione non è finita. E infatti lui sognava di fare un mestiere, un lavoro che lo portasse ad avere a che fare con gli aeroplani. Purtroppo è finito a fare il sindaco di Genova e è per questo che si mangia le mani. Perché si mangia le mani? Perché lui dice: io ho vinto le primarie e sono diventato sindaco di Genova. Se avessi perso le primarie, a quest'ora potrei parlare di aeroplani, ma non di aeroplani normali. Avrei a che fare col massimo non plus ultra degli aeroplani, i cacciabombardieri, che per un bambino sono il massimo del sogno. Gli F-35, questi fantastici famigerati F-35. Eh certo, perché dovete sapere che invece l'altra pretendente a diventare sindaco di Genova non lo è diventato, perché ha perso le primarie, quindi giustamente è diventato ministro della difesa, anzi è diventata ministro della difesa. Ora dico io, vi immaginate questa donna quando è andata a valutare insieme al venditore degli F-35, un po' come si fa con le automobili, se era il caso di comprarli o meno. Che cosa ha fatto? Arriva in questo hangar fantastico, enorme, con un sacco di F-35 dentro, sale le scalette, si tira giù il vetro, si guarda un po' in giro, trova una leva, comincia: Belin, ma non entra la marcia indietro, Belin non entra la marcia indietro, poi guarda, sul cruscotto non vede nulla, lei cercava l'autoradio, non lo trova, dice: Belin, ma no, non c'è neanche l'autoradio, con quello che costano non c'è neanche l'autoradio. Eh sì, perché quando doveva valutare gli F-35 sono arrivati dicendole: ministro, ci sono da valutare gli F-35, lei pensava che F-35 fosse, che so, un tasto del computer, no? F1, F2, F-35. Che F-35 fosse un modulo da pagare in banca, ecco, tutto tranne che un cacciabombardiere, ecco, insomma. In ogni caso, la ministro è un ex capo scout. E voi tutti sapete che gli scout hanno un motto. Il motto è estote parati, che vuol dire state pronti. E quindi anche lei ha detto: beh, devo stare pronta, devo essere assolutamente pronta. Vabbè, dai, compriamoli, dai, su, compriamoli, assolutamente li compriamo. Si possono avere però rosa. Ecco, comunque, detto questo, voglio dirvi che in ogni caso la nostra ministra della difesa ha voluto spiegare a tutti esattamente a cosa servono gli F-35. E a questo punto vi voglio leggere una cosa, perché è veramente straordinaria. Chiedo per favore se mi potete passare questo foglio, grazie. Perché, come voi tutti sapete, è stata rilasciata un'intervista ad Aria Bignardi dove la ministra della difesa ha spiegato esattamente a cosa servono gli F-35. Questo per evitare qualsiasi discorso, per evitare che i malpensati possano pensare che non servono a niente. Ci ha voluto veramente dare una spiegazione e io ve la devo leggere, ve la devo assolutamente leggere, in modo che voi tutti anche possiate capire esattamente a cosa servono gli F-35. Daria Bignardi: ministro, a cosa servono gli F-35? Testuali parole. Di fatto i cacciabombardieri servono perché, a parte che se tu hai delle truppe dove c'è necessità di avere una difesa aerea, però potrebbe succedere che qualcuno decide di sparare, un missile magari, e potrebbe decidere, ormai ci sono dei missili che possono arrivare a distanze estreme, purtroppo decidere di volere con quello distruggere o ovviamente creare. Oggi purtroppo le armi sono micidiali. Questa sì che è una signora spiegazione. Però per quelli di voi che non fossero, come dire, avvezzi alla nomenclatura e della strategia militare, io cercherò di tradurre in parole un pochino più semplici. Praticamente Roberta Pinotti è stata da Daria Bignardi e quando la Daria gli ha chiesto: ministro, a cosa servono gli F-35? Lei ha risposto qualcosa del tipo: ma Daria è sbiriguda con la supercazzola prematurata dell'ala, il gabbiano, poi a un certo punto trasalpino, sisalpino, e se poi sparano un missile? Ecco, questo così è andata più o meno. In ogni caso, per togliere qualsiasi dubbio, la ministro ha deciso che verrà scritto un libro. Sì, un libro serio, dove verranno contenute tutte le strategie militari italiane. Quindi non ci sarà più nessun equivoco. Ci sarà efficacia, ci sarà efficienza, nessun problema. E devo dirvi una cosa veramente, assolutamente straordinaria.
noi abbiamo una copia di questo libro. Grazie al Ministero, sì, esattamente, proprio quando l'avevo chiesto io. Grazie regia, e di fronte al manuale delle giovani marmotte non posso fare altro che presentarvi il Walt Disney genovese, colui che ha fatto anche un lavoro a proposito di questo argomento, il nostro grande Enrico Sanna! Sanna, facci un po' vedere cosa hai combinato qui, si può allargare un pochino sul disegno, tanto Sanna, eccolo qui, perfetto. Abbiamo qui Roberta Pinotti, ministro della difesa, che testa gli F-35 e cosa dice? Mister Obama, ci siamo permessi, questo è Marchione che dice, Mister Obama, ci siamo permessi di operare qualche ritocco alla punta, perché c'è stato anche Obama che li ha valutati. Insomma, potrete vedere questa vignetta sul nostro canale YouTube, e comunque è l'ora di iniziare veramente con Comedy Night, e vado a presentarvi il primo comico, Danilo Puce! Buonasera, giusto, guardo qua. E leggere, ma buonasera, Osanna, Sanna, salutiamo tutti. Allora, la scorsa puntata abbiamo parlato di fumetto italiano, questa puntata parleremo di fumetto italiano, perché a Telegenova appunto ci piace variare. La scorsa puntata Diabolico, oggi parleremo di Tex Willer. Tex, non so se a te Stefano piace Tex come fumetto, Tex appartiene un po' alla generazione di mio padre, diciamo. C'era un amico di mio padre che una volta mi ha raccontato, pensa, noi eravamo così appassionati di Tex Willer che quando eravamo ragazzini ci vestivamo da indiani. Un nostro amico aveva anche la tenda, noi ci radunavamo intorno a lui, intorno al fuoco, e ascoltavamo le sue storie. Ecco, poi Giovanardi rompe le palle a chi si fa una canna, voglio dire, c'è anche chi da sobrio fa peggio, e Tex ha contribuito un po' a questa decadenza. L'altra volta abbiamo detto Diabolik come fumetto italiano è un po' statico, e Tex anche. Tex va avanti dal 1948, ed è dal 48 ad oggi che Tex non ha mai perso un duello. Cosa anche strana da immaginare, perché voglio dire, voi vi ricordate, appunto abbiamo qui il contributo, vi ricordate Tex com'è vestito? C'ha sta camicia Tex, che chi gliel'ha fornita? L'Uniposca, non lo so, ma uno con sta camicia giallo accecante lo becchi da 40 metri, lo becchi. Voglio dire, Tex è proprio l'anello di congiunzione fra il cowboy e il village people. C'è un famoso albo di Tex Willer dove lui perde un duello, quindi voi direte, vedi, allora la situazione è stata risolta. No, lui perde il duello perché l'altro barava. Ma così non vale un cazzo, così non conta, scusate. È un po' come la mia ex che una volta mi ha detto, non è vero che mi sono fatta tutti i tuoi amici. Giorgio no. Ma Giorgio è gay, non conta, cioè sono quei discorsi che non contano. A parte che si è fatta anche Giorgio. Però adesso, a parte quello, non è che stiamo qui adesso a parlare di cose private in televisione. Tex Willer ha un figlio, Kit, che già che lo chiami Kit, cioè cos'è? Una merendina, una macchina, cos'è l'abbreviazione? Grazie Pub, l'abbreviazione di Kit è cos'è? Non si sa, però Kit rappresenta pienamente la situazione del giovane italiano, perché Kit è proprio il precario a vita, il vice sceriffo per tutta l'esistenza, perché da un lato abbiamo Tex, che va avanti dal 48 ormai a forza di duelli a estirpato metà della popolazione del Nord America. Tex ormai ha 85 anni, continua a fare il ranger, va lì per l'America col suo cavallo, il cavallo che ormai deve sopportare il peso di Tex e della prostata di Tex, che ormai sarà inenarrabile, e Kit dietro che lo segue dice, ma quando va in pensione sto vecchio di merda? Scusa Stefano per il linguaggio, però è vero, la situazione in Italia è così, perché da un lato abbiamo i vecchi che continuano imperterriti a farsi le loro cavalcatine, e dall'altro i giovani che la pagano cara, non la situazione, ma una che gliela dà, se no neanche quello. Grazie e ci rivediamo dopo. Grazie mille Danilo Puce, grazie mille. Come sapete, beh, lui ha parlato dell'America, ecco, noi siamo, ci chiamiamo Comedy Night, anche noi abbiamo un nome inglese, quindi voglio proprio introdurvi una persona che aiuterà tutti voi telespettatori ad imparare meglio la lingua inglese, spiegandoci un sacco di verbi straordinari, il professor Grant! Buonasera signori, buonasera, benvenuti al corso di Zenglish del professor Grant. Questa sera impareremo insieme il paradigma di alcuni verbi inglesi e scopriremo come utilizzarli nelle espressioni di uso comune. Che cavolo ho detto? Non lo so. Però, per esempio, metti che povero pretino si sia allontanato troppo da sua cappella, magari per inseguire qualche pecorina e qualche pecorella smarrita. Andiamo a vedere come si può riportare sotto la giusta cappella sia il prete che la pecorella, utilizzando il suono del batacchio giusto. To din, don, done. To din, don, done. Anche da casa ripetete insieme a me questi verbi che sono molto importanti. Poi non sapete come dire le cose, capito? Ok, per esempio, metti per esempio che siamo a casa, che stiamo lavando per terra in salotto e vogliamo ricevere degli amici che come sempre suonano nel momento sbagliato. Andiamo a vedere come si dice in Zenglish
continuare a chiacchierare mentre si lava per terra. To speak and span. To speak and span. Ma avevo la mia bacchetta qua per indicare i verbi. Purtroppo non è la mia bacchetta originale, però calza a pennello. Andiamo a vedere, per esempio, a chi non è capitato di fare esperienza nei testimoni di Geova? Andiamo a vedere in Zenglish come si dice. To talk. No, dov'è finito? Scusate, piccolo inconveniente. To talk, talk, talk. Adesso andiamo a vedere a chi non è capitato di avere, di comprare gatto, grazie dalla regia, grazie da lì. Andiamo a vedere a chi non è capitato di comprare gatto di importazione cinese. Andiamo a vedere come si dice in Zenglish, vediamo se giro il cartello giusto. Tu miao tse tung. Tu miao tse tung. Per questa parte, prima lezione di Zenglish è finita. Arrivederci alla seconda puntata. Buonasera, signori. Professor Grant, veramente straordinario, mitico, mitico. Allora, siamo arrivati al momento dei grandi ospiti della serata e devo dire che questa è una puntata davvero speciale, l'ho scritto anche su Facebook, sui social, perché abbiamo degli ospiti veramente eccezionali. Poi io in particolare, essendo un chitarrista, sono proprio davvero legato a questa persona e quindi non farò altro che presentarvi i grandi, grandissimi, eccezionali Martino Coppo e Paolo Bonfanti! Grazie mille, grazie mille di essere grazie. Con noi, grazie, è veramente un piacere avervi qui a Comedy Night. Voi da casa dovete fare un applauso perché qui abbiamo veramente due teste di serie, due musicisti eccezionali. Io davvero sono molto molto contento di avervi qui, vi ringrazio di aver accettato il nostro invito e, siccome io vi conosco bene, ma magari qualcuno a casa ha ancora qualche dubbio, cerchiamo di capire un pochino chi sono questi due bei personaggi. Martino, ci dici un pochino qualcosa anche del tuo singolare strumento? Di questo strumento? Sì, certo, tanti lo scambiano per un banjo, un dobro. In realtà è un mandolino, piatto, fondo piatto. È un mandolino che viene il disegno dagli Stati Uniti, dal Nord America, sviluppato negli anni 20 ed è diventato un po' il simbolo di un certo tipo di musica acustica che viene. Quale suonata. Tipo di musica acustica? La musica bluegrass, che è diciamo un filone della musica country, totalmente acustico. Quindi ha delle radici statunitensi? Radici statunitensi, però con un mix di ispirazione irlandese, con blues, con gospel. C'è dentro anche molta musica europea che viene dai primi, diciamo, pionieri che hanno attraversato l'Atlantico e si sono portati dietro le loro melodie. Senti, ci dici qualcosa delle tue esperienze? So che hai suonato praticamente con chiunque, qualcosa di interessante. Beh, che può essere interessante per i nostri telespettatori. Io da tantissimi anni suono in una band genovese che si chiama Red Wine, una band che è stata anche iniziata da un nostro grandissimo concittadino chitarrista che si chiama Beppe Gambetta, che chi non lo conosce, ora è più famoso oltreoceano che qui da noi. E abbiamo cominciato a girare prima per l'Italia, poi per l'Europa e poi anche negli Stati Uniti, dove tra l'altro andremo tra due settimane in Texas per una decina di giorni a suonare in giro per il Texas. Ma vai, che bello, che meraviglia, spettacolare. Allora, Paolo Bonfanti. Paolo Buonasera. Bonfanti, ci conosciamo, più che altro io conosco lui da tanto tempo, conosciamo. Anche perché abbiamo una cara amicizia in comune che possiamo citare con affetto, che è Gianni Martini. Gianni Martini. Certo, grande maestro Gianni. Gianni Martini mi ha sempre parlato molto bene di Paolo Bonfanti e quando ho avuto l'opportunità di conoscere dal vivo ho dovuto constatare che era veramente una persona speciale e quindi grazie Paolo di essere qui. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità, grazie di cuore. Paolo, tu hai un curriculum che non sta in un libro, ci dici qualcosa di come hai iniziato? Una cosa può essere curiosa, come hai iniziato a suonare? Guarda, ho iniziato in una maniera strana. Pensa che mia madre voleva imparare a suonare la chitarra, è durata 3 settimane, poi l'ho presa in mano io, ho scoperto che la chitarra era storta per me, perché io sono mancino, quindi ho dovuto girare le corde, girare la chitarra, imparare a mettere su le corde al contrario. Dopo tutti questi esperimenti, quando avevo appunto 14-15 anni, ho cominciato a suonare e ho cominciato a farlo di lavoro dall'85, con una band genovese, la più importante blues band di Genova, Big Fat Mama. Che è un grande nome. C'è tuttora, esiste tuttora. E dai Big Fat Mama poi sono andato avanti a
primi 90, 90, 91, ho cominciato... Andiamo su Paolo, per favore. A mettere una band, su una band a mio nome, Paolo Bonfanti Band, senza troppa fantasia, ma quello è il nome. E poi di lì in poi siamo andati avanti e siamo arrivati fino a qua. Beh, devo dire che ecco, farete sicuramente un regalino ai nostri telespettatori. Più tardi, adesso poi nel secondo blocco, li sentiremo anche suonare e quindi veramente avremo l'opportunità di sentire due grandi musicisti esibirsi dal vivo. E per questo momento vi ringrazio, avremo poi di sentirvi dopo e introduco il prossimo comico che è Davide Fabrocino! Grazie mille, grazie Stefano, ciao a tutti gli amici di Telegenova. Volevo aprire il mio intervento qua parlandovi un po' di lavoro. Perché? Perché come è difficile sbarcare il lunario di questi tempi, soprattutto per un artista precario come me. Io dal canto mio non mi sono fatto mancare nulla, ho fatto un sacco di lavori, per dire ho fatto il manovale. Ma visto che ho ancora le ossa da latte e un po' il fisico provvisorio, mi sono subito licenziato, non sono durato molto. Poi ho lavorato in un negozio come commesso, ma visto che mi stavano un po' antipatici quelli che entravano, non potendo loro star fuori, mi sono licenziato io, non sono durato molto. Poi ho fatto il gigolò e devo dire che questo mi piaceva particolarmente, ma visto che non duravo molto mi hanno licenziato subito. Adesso scherziamo, però diciamo che il commesso non era neanche poi tanto male. Ho avuto sfortuna a lavorare in un negozio di elettronica, che voi direte, ma che sfortuna è? Io di elettronica non ne so proprio nulla. Per me il Blu-ray è un puffo cieco che suona il piano, cioè zero. Non so. Per me, non so, il cavo interfaccia è un cavo con la faccia di Zanetti, cioè i televisori al plasma si vendono al reparto biscotti per bambini, capite che con queste basi di elettronica non si può andare avanti. Però il lavoro me l'aveva trovato questa agenzia interianale. Avete capito bene, interianale, perché se di televisori, fotocamere e macchine digitali non ne sapevo nulla, l'unica certezza che ho avuto è che con queste agenzie te la prendi sempre in quel posto. Per incrementare la mia sfiga personale inizio a lavorare una domenica, quel giorno della settimana in cui la gente che fondamentalmente non sa cosa fare va a fare la passeggiata al centro commerciale, tanto sognata dalle femminucce quanto odiata dai maschietti, che di solito la scena è questa qua, moglie o compagna che si reca verso il divano dove il marito o compagno è spappardellato tra un rutto birra e Sky Sport e pronuncia la fatidica domanda: amore, mi porteresti al centro commerciale? La risposta del marito subito è un po' tipo scazzo alla risposta, però per non avere dei problemi familiari si butta giù dal divano e si reca lentamente a vestirsi con le gambe molli, ancora con mezzo cervello addormentato, un po' come i delfini che dormono solo con mezzo emisfero del cervello, si reca con la macchina verso il centro commerciale. Ah, entriamo al centro commerciale ancora belli e che imbambolati e andiamo dal commesso facendo le domande più strane. A me veramente me ne sono capitate di tutte, tipo io reparto TV e decoder, mi vedo arrivare sto personaggio: scusa ragazzo, ma qui vendete i rasoi? No, scusi, ci sono più o meno 150 schermi esposti, qua vendiamo televisori. Ma no, perché in tutti i 150 c'è la pubblicità del rasoio. Oppure, scusa ragazzo, io volevo un televisore con satellitare perché mio marito vuole Sky ma io no. Quindi se applico un'antenna esterna portatile in balcone e compro gli occhialini, riesco a guardare il gioco dei pacchi in 3D? Signora, ma perché non prende l'antenna e se la infila nel decoder? To be continued, ci vediamo dopo, ciao, grazie. Grazie mille Davide, veramente straordinari questi ragazzi. Ecco, è il momento di continuare la nostra puntata con i nostri ospiti, sempre che non ci sia nel frattempo qualcosa di particolare. Ecco. Come stai? In the sky, come stai? In the sky. Questa sera Yolando Zaurus, surreale indagatore dell'intimo dell'animo umano, porterà le sue interviste impossibili a situazioni, personaggi, cose che altrimenti voi non potreste mai udire. Questa sera abbiamo un'intervista telepatica con un'ennesima vittima della crisi. La crisi ha fatto le sue vittime anche nel mondo degli insetti. Abbiamo qui con noi l'uragno impoverito. Oh uragno impoverito, dici, come va la vita? C'è crisi!
Sì, c'è molta crisi. Una volta vivevo in un controsoffitto a Castelletto e andavo sempre in vacanza ogni anno. E dove andavi in vacanza? A Mosca. Ora vive in una zanzariera e la sera gioca a tela con gli amici. Se ne andava aiolando, ma poi tornava. Sì. La presenza di Yolando sentiremo sicuramente l'assenza, ma torniamo dai nostri grandi ospiti. Allora, Martino e Paolo, senti, volevo farvi subito una domanda. Ecco, voi avete dei percorsi formativi musicalmente differenti, però avete fatto un disco assieme. Questo è dovuto anche al fatto che immagino siete grandi amici. Beh sì, anche nel titolo proprio lo dice, friend of a friend, amico di un amico. Questa è una delle ragioni per cui. Poi vabbè, c'è tutta una storia lunga dietro, nel senso che noi suoniamo, io sono stato il primo numero 13, il primo panchinaro di Beppe Gambetta nella Red Wine. Quando Beppe ha cominciato la carriera solista hanno chiamato me, perché io ero allievo di Beppe, si sono fidati. Quindi posso raccontare un episodio, abbiamo conosciuto Paolo a un concerto qui nell'Interland genovese, poteva essere forse Ponte Decimo. Sì, è venuto a conoscerci alla fine del concerto e ha chiesto a Beppe se poteva prendere qualche lezione di chitarra. Beppe dice sì, sicuramente, vieni la settimana prossima che cominciamo una serie di lezioni. E dopo tre settimane Beppe ha una prova, viene e dice: sapete quel ragazzo di San Pier d'Arena, mancino, con la chitarra, che è venuto a lezioni da me? Sì, beh, è venuto due volte, non so più cosa insegnare. Beh, questo è eccezionale come ci siano certi talenti tutti raggruppati in una città, perché possiamo nominarne, abbiamo prima parlato di Gianni Martini, ma possiamo nominarne veramente tanti. Ecco, voi come ve la spiegate, ecco, questa cosa? L'aria, la fugassa, non lo so, ci sono tanti motivi. Ho la copertina del vostro disco, la facciamo vedere, che è questa. Ecco, si può vedere, abbiamo anche l'immagine dalla regia, se potete mandarla, la friend of a friend, eccola qui. Abbiamo anche l'immagine, ecco, vediamo se vede bene. Ecco, ci dite qualcosa a proposito del vostro lavoro discografico insieme? Sì, intanto la bellissima copertina di Stefano Goldberg, grande fotografo, nostro amico. Sì, sì. Sì, infatti è una foto straordinaria, devo dire. E il disco appunto ha una storia particolare, nel senso che è nato per caso. Abbiamo detto, dato che ogni tanto suoniamo insieme, facciamo una cosa così, una roba easy, un demo, per vendere ai concerti. Poi a un certo punto mi è venuta un'idea di chiedere a un altro caro amico della città in cui vivo adesso, Casale Monferrato, che ha una grossa etichetta che cura musica acustica in generale, e ho detto faccio una prova, al massimo dici di no, ma ha detto no, mi interessa, e come fare un disco con voi, perché abbiamo dovuto allungarlo, fare altri 7 pezzi, e ce l'ha sempre presa comoda, perché abbiamo cominciato nel 2009 a registrare, quindi ce l'ha sempre presa molto comoda, proprio alla fine abbiamo fatto 14 pezzi, è uscito appunto per questa etichetta che si chiama Felmé, una delle più grandi etichette italiane per quello che riguarda la musica acustica, con distribuzione internazionale, e adesso, come dire, ci è toccato fare le cose sul serio, e così, ecco qua il nostro CD insieme. Ma anche qui a Comedy Night facciamo le cose sul serio, e quindi, regia, se mi stacchi sui musicisti, è il momento di sentirvi suonare dal vivo. Grazie Paolo e grazie Martino. Grazie a voi. Grazie. Questa a voi. Si chiama Friend of a Friend, quella che dà il titolo all'album. 1, 2, 3, 4. Was it bad? I don't know. Was I struck? Did he show? As this prays and they sing, my friend, I'm afraid, I'm afraid. Was it mad? Was it pure? Was it dangerous? I'm not sure. Shortcut on my hand, and a friend of a friend of a friend. Was it day? Was it night? Was the sun through the light? Tell me how, where or when I met that friend. I'm a friend, I'm a friend.
they wear crown of thorns? Were they lazy or forlorn? Were they shadows? Were they men or just friends? I'm a friend. I want to go through all this once more, or let it best be done. Did I find something in the wilding, or in the inner stars? Am I wrong? Am I tired? Inconsistent, exiled. Is there yet time to spend with a friend? I'm afraid. Applauso, io ve lo faccio dal vivo, ma grazie, sono sicuro che a casa lo stanno facendo anche loro. Grazie. Grazie, veramente straordinario, davvero. Complimenti, che devo dire. Spero che anche a casa arrivi la stessa emozione che abbiamo provato noi qui dal vivo. E possiamo andare avanti con la nostra puntata di Comedy Night, con il prossimo comico. Vediamo un pochino cosa sta per succedere. Arrivava, ecco. Ritornava, vivava, come va? Acciughe di pelle, tonnellate di acciughe di pelle con la maschera di pelle. Buongiorno, buonasera, molecole nei meandri, Luganega, chilometri di Luganega. Questa sera il vostro Yolando Zaurus porterà un'intervista impossibile a due giocattoli che hanno emozionato due generazioni: il cubo di Rubik e il culo di Ruby. Tutti e due, se sei bravo, li puoi montare in 10 minuti. Ma dici, culo di Ruby, ma è vero che ai tempi del Bunga Bunga tu eri minorenne? Sì, forse ero minorenne, ma vi assicuro che il culo era maggiorenne. Se ne andava Yolando Zaurus, se ne andava. Devo dire che Yolando, come dicevo, è una presenza del quale sentiremo l'assenza. Allora, andiamo avanti, ed è di nuovo la volta di Danilo Puce. Arrivava anche Danilo Puce, copio un po' da Zambarelli. Allora, qua da Telegenova noi non possiamo far altro questa sera che parlare un po' della Liguria. Io volevo parlare di una cosa che a noi liguri ci accomuna proprio in maniera indiscriminata: le allerte meteo. Le allerte meteo sono interessanti soprattutto per quello che causano nei media italiani, nei giornali e nei telegiornali, perché vanno proprio in solluchero, si divertono, giustamente devono divertirsi anche loro. Apriamo una piccola parentesi. Vi faccio una rivelazione sorprendente qui in diretta a Telegenova: i media italiani non sanno dare le notizie. So di stupirvi, so che voi siete fan accaniti di Studio Aperto, però è così. Non sanno dare. Prima c'era un intento proprio di disinformare la popolazione, almeno era mirato. Adesso proprio non le sanno più dare. Adesso magari arriva una notizia in redazione, anche una notizia seria come una sparatoria, loro dicono: cavolo, una sparatoria. Adesso come la piazzo questa notizia fra l'uomo che alleva il fungo porcino più grande del mondo in Texas e il gattino che miagola tutto Jingle Bells? Non sanno più darle. Ma di fronte alle allerte meteo, i media italiani danno il meglio di loro, perché proprio giocano sulla spettacolarizzazione, fanno i loro film. E allora ti usano queste parole tipo cataclisma, apocalisse, fine del mondo. Dici, cos'è successo? Ha piovuto a Finale Ligure, che cazzo è? Ora, con tutto rispetto per Finale Ligure, mi aspettavo una roba un pochino più impegnativa. Esondato un torrente, cataclisma, grandinerà per 2 giorni di fila, apocalisse. Il calendario di Belen Rodriguez è appena uscito, è la fine del mondo, e lì ne possiamo parlare. Però voglio dire, come faranno i media italiani quando ci sarà la fine del mondo, quella vera? Non la potranno più annunciare perché avranno sprecato tutte le parole per questi eventi meno significativi. L'unica è che apparirà un giornalista triste in televisione a dire: signore e signori,
il culo di Belen Rodriguez, però con la faccia triste, quindi capiremo non si sta riferendo a un nuovo calendario. A parte poi che le allerte meteo, quelle vere che ti dovrebbero annunciare prima, non te le annunciano, ti trovi il giorno dopo a dover spalare nel fango al massimo con Jovanotti che ti dedica una canzone, ma anche perché noi di fronte agli eventi catastrofici siamo veramente impreparati. Pensate, gli scienziati continuano a dire una teoria che è risaputa, però continuano a rinnovarne l'importanza: se ci fosse un disastro nucleare, l'unica specie in grado di sopravvivere sarebbero gli scarafaggi. Che culo, hanno detto razzi e scilipoti, ma questi sono fatti loro. Grazie, grazie mille Danilo Puce. Ma è il momento, uno dei momenti che preferisco io della puntata di Comedy Night, perché voi sapete che noi ci fondiamo su qualcosa, ci fondiamo sull'arte di Sanna. Dove sei Sanna? Vieni qui. Sta finendo, ma mi sembra una scusa adeguata. Sta finendo, Sanna, sei l'architrave su cui si poggia tutto Comedy Night. Faccio un po' vedere cosa stai combinando qui. Allora, questo direi che è Paolo Bonfanti. Qua invece ci sono lavori in corso. Sanna, ma sei lento! Sanna, sei lento, devi andare più svelto. Va bene, grazie, complimenti. Ed è la volta, a questo punto, di Davide Fabroccino. Ci dicono dalla regia che dobbiamo ancora torturare un pochino Sanna. Vediamo un pochino come lavora Sanna. Ci dici qualcosa? Allora. Sì? Allora. Ma voi dovete sapere che quest'uomo è veramente veloce, importante, interessante. Andate a cercarlo, Enrico Sanna. Davvero, io gli voglio bene e dico sempre, senza Sanna io Comedy Night non lo faccio! Davide Fabroccino! Grazie, amici di Comedy Night, sono tornato, ce l'avamo lasciato. E ero alle prese con questa signora che voleva vedere 1 miliardo di canali in televisione. Adesso io apro una riflessione. Cosa mai c'è da vedere in televisione, oltre naturalmente che a Comedy Night di Genova? Quali mai programmi interessanti ci saranno? Io sono abbastanza alternativo, sono abbastanza fricchettone peace and love e non ho la TV in casa. Però diciamo che ogni tanto quando vado dai miei faccio una carrellata di canali. Mi è capitato di vedere delle trasmissioni incredibili tipo Wedding Planner. Vogliamo parlarne? Allora, la versione italiana non la commento neanche, si commenta da sé con Enzo Miccio. Che saluto, ciao grande. A me è capitato di vedere questi 5 minuti di versione americana e ho visto questa signora obesa americana col collo come una mortadella di Bologna andare a scegliersi l'abito da sposa insieme alle amiche e scegliersi un abito talmente sgargiante che non se lo sarebbe messo neanche Britney Spears in acido, cioè con le amiche al lato, che poi le amiche sono maligne, no? Che la guardano e oh tesoro, ma ti sta benissimo, snellisce. Ma se sembra l'orso della Golia bianca, dai, smettiamolo un attimo. Dall'altra parte, naturalmente, c'è lo sposo, lui, un contadino del Montana che a posto dello stuzzicadente ha un ceppo di una sequoia, scazzato come un eunuco durante uno striptease, che è lì che fa finta di essere felice perché è il giorno più bello di sua moglie, naturalmente, e fa finta, no? E pensa dentro di sé che non vede l'ora di togliersi la cravatta, togliersi la camicia e le scarpe di legno, ma soprattutto togliersi tutti i parenti dalle palle, perché bisogna dirlo, i matrimoni poi finiscono così. Comunque, un'altra piccola riflessione, ma cosa fai una trasmissione sui matrimoni, che i matrimoni durano meno di quanto duro io in un rapporto sessuale? Cioè, facciamoci bene. Cioè, casomai puoi fare il divorce planner, quella sì che è una grande trasmissione. Prendi una coppia, lui e lei, e una modella ninfomane di fianco. Prendi lui e gli dici, scusa, tu stai per sposare questo baule che hai di fianco, che durante l'arco degli anni non può che peggiorare, perché non è come il formaggio che se stagione è più buono, come il vino che se invecchia è più raffinato, può soltanto decadere quel facocero. Quindi vuoi sposare lei o vuoi scappare alle Bahamas con questa modella ninfomane? Il tutto sponsorizzato dalla Divorce Makeover. Intanto amici, come ben potete aver capito, io con le mie idee un po' anticonformiste non potevo lavorare in questo negozio di elettronica, quindi mi sono licenziato per lasciarmi andare nella mia vocazione, cioè fare l'attore. Io sono un attore. Attore comico. Ridere tantissimo. Mi sa che non duro tanto neanche qui. Se vi serve un gigolò, sapete dove trovarmi. Ciao, grazie. Mille Davide, torniamo dai nostri ospiti.
Dunque, volevo farti una domanda, Paolo. Prima abbiamo sentito un pochino la descrizione di questo bellissimo strumento di Martino. So che questa è una chitarra molto particolare. Ci puoi dire qualcosa a proposito? Sì, è una chitarra che è stata costruita dal banjoista che suona con Martino nei Red Wine, cioè da Silvio Ferretti, nello studio del grande Federico Löwenberger, il compianto Federico Löwenberger. È una chitarra che è stata costruita in qualche modo apposta per me, su mio specifico, anche la dedica di Silvio dentro, la cosa mi fa molto piacere. E niente, fondamentalmente adesso le chitarre di liuteria sono, in qualche modo, si rifanno a dei modelli importanti. Questa è una Martin, si rifà una chitarra Martin, la misure, ma tutto l'insieme è simile a quello di una chitarra Martin. Chi è che suona le chitarre Martin? Tanto per dire al nostro pubblico, ecco. Ma tutti, Neil Young, David Crosby, gli Eagles li avevano. La chitarra Martin acustica, sono le chitarre acustiche più importanti che ci siano. Insomma, certo, tutti, così anche che... i nostri spettatori non chitarristi possono, esatto, seguirci. Esatto, la Martin sono la marca più famosa chitarra acustica, anche la più bella in qualche modo, ma certo, più importante. Martino, una domanda. Nel vostro album, ecco, come sono nati i pezzi? Avete lavorato insieme? Avete scritto prima il testo e poi la musica? Ecco, come sono nati i vostri brani? Beh, intanto l'album è molto vario. Ci sono 5 composizioni di Paolo, sue originali, che alcune scritte espressamente per questo album, alcune le abbiamo riarrangiate da suoi precedenti album, quindi le abbiamo reinterpretate in versione più acustica. Ci sono un paio di mie composizioni strumentali, una delle quali vi andiamo adesso poi a suonare, e poi ci sono delle cover di artisti che noi abbiamo sempre, come dire, ammirato e alla cui musica ci siamo sempre ispirati sin da ragazzini. Parliamo di Neil Young, parliamo di John Prine, che è un cantautore americano, forse qui poco conosciuto, ma in America molto, molto rispettato. Parliamo di Muddy Waters, Bill Monroe, che è il padre spirituale della musica bluegrass, quella che io suono con questo mandolino nei Red Wine. Quindi ci sono, insomma, fonti di ispirazione molto, molto diverse, che in questo CD noi speriamo trovino, come dire, un modo di coesistere e di trasmettere un messaggio positivo a tutti quelli che sono appassionati di musica acustica, poi soprattutto. Ma io vorrei dire una cosa ai telespettatori: io sento un entusiasmo da queste due persone, veramente un'energia che traspare e mi arriva fortissima. Spero che arrivi anche a voi a casa. Ecco, Paolo, ti voglio fare una domanda a proposito di questo. Puoi dare qualche consiglio, qualche dritta ai giovani musicisti per mantenere vivo l'entusiasmo e continuare a suonare? Guarda, l'entusiasmo, beh, se ti piace suonare questo tipo di musica qua, che non è una musica che ha una diffusione enorme in Italia, non va nei grandissimi canali, però è una musica che entusiasma, quindi se uno la suona, se uno la studia, se uno ci prova, si diverte. Io però consiglio anche, visto il momento attuale, se si ha un lavoretto part time, tenerselo per il momento, poi dopo semmai se si è sempre pronti per fare il grande passo più in là. Per adesso diciamo che se si può suonare e fare anche un lavoro che più o meno, diciamo, ti mantiene decentemente, meglio rimanere così. Io ho cominciato, e Marco Martino, vabbè, abbiamo cominciato tanti anni fa, ahimè, a fare questa cosa, per cui era più facile. Adesso è un po' più complicato, per cui il mio consiglio è quello. Però è una musica bluegrass, il blues, country, rock, sono musiche che, se si imparano un po' a suonare, se si imparano a conoscere, entusiasmano così proprio di d'amblè. Ci sono molti chitarristi stasera che ci stanno guardando, perché noi abbiamo detto per tempo che avreste suonato qui, quindi si sono sintonizzati tantissimi. Andiamo prima di ascoltarvi, andiamo un secondo a vedere Sanna, perché se non ha finito non lo pago stasera. Sanna, eccolo qui. Puoi allargare un pochino. Eccolo qui, i nostri artisti, Paolo e Martino. Sì? Si è concentrato sull'etichetta. Ebbè, Sanna è un grande artista, su questo non c'è dubbio, ma non importa, ritorna a lavorare, Sanna! Allora, Paolo, volevo dire due parole anche sul tuo lavoro personale che ci hai portato qui stasera, sì, di cui prego la regia di mandare in onda la copertina, ecco, che è questa. Sì. Exile on Backstreets. Sì, Exile on Backstreets. Ecco, ci dici due parole a proposito di questo lavoro? Sì, questo qua è l'altra faccia, nel senso con Martino siamo tutti acustici, tranquilli, questa è la faccia rock, rhythm and blues, la faccia
tra virgolette, cattiva, la mia faccia cattiva. È un album che è uscito leggermente prima, è uscito a ottobre dell'anno scorso, comunque lo sto promuovendo con la mia band in giro, ed è appunto, a me piace variare, non mi piace suonare sempre le stesse cose, e quindi questa qua è il mio aspetto rock, non so se chiamarlo, so, questo è Mr. Hyde, invece con Martino Dr. Jekyll, diciamo, i due aspetti, le mie due facce. Fantastico, allora torniamo poi sull'argomento dopo. A questo punto silenzio in studio e ascoltiamo i musicisti. Allora, come dicevo prima, questo è un brano strumentale scritto e dedicato al mio gatto, anzi alla mia amica che si chiama Matilda. E che ci sta guardando. Sicuramente, spero che si sia sintonizzata. E si intitola Matilda's Dance. Grazie mille, fate un applauso anche da casa, veramente straordinari. A questo punto possiamo continuare la nostra puntata, sempre che non succedano le cose. Infatti, avevo cuspidi, teleferi, che le tette della nonna, quel capezzolo in FM. Questa sera un'intervista speciale, è una situazione che tutti noi ci siamo venuti a trovare, quando per esempio abbiamo cercato parcheggio per ore e poi alla fine abbiamo trovato un buco libero. Quando siamo arrivati lì con la macchina ci siamo fatti sempre tutti la stessa domanda: ma dove cazzo devi andare? Faccio fatica a uscire il sabato sera, tu devi uscire a tutte le ore. Se ne andava Yolando Zauz. Va bene, Yolando, va bene. E non tornava. E non tornava. Vabbè, salutiamo definitivamente il disturbatore Yolando. Grazie, grazie Yolando. Dopo lo conosceremo meglio. Allora, come ormai voi che ci seguite sapete, siamo molto amici dello Zelig Lab di Genova, dove si sono formati gran parte dei comici che si esibiscono qui a Comedy Night. E lo Zelig Lab è capitanato da Daniele Racco, che ha deciso di diventare un wrestler, quindi darsi mazzate sul ring insieme a omoni più grossi di lui. Lui ha fatto un bellissimo documentario del suo viaggio per diventare sportivo e wrestler e noi lo presentiamo qui a Comedy Night, quindi ecco in onda la terza puntata di Combat Comedian. Can I play with madness? Che proseguono, Frank, come vedi, gli allenamenti sulla tecnica, la presa agli addominali, un capo... Agli addominali? Dov'è che sono gli addominali? Quella è la tartaruga al contrario. Quelli dell'altro, la presa agli addominali dell'altro. Ho capito. Fa proprio male. Inoki style. Come al Kogan... Come Antonio Inoki. Al Koga l'hai già detto? Sì, l'ho già detto. Allora Daniele Racco, l'uomo tigre.
ti lobbiamo, uomo tigre. Ti lobbiamo. Lothar mi ha molto spaventato all'inizio. Ehi, è accesa? Lothar deve fare una dichiarazione. Cioè, ma è andato a rompere le balle a questo qua? Questo lo apre in due, come la mela. Ma più grandi sono, più rumore fanno quando cadono. Cioè, non lasciarti spaventare. Cioè. Ah no, questo secondo me gli spezza la caviglia, guarda. Il nostro primo incontro-scontro è stato a Pavia, durante lo show di Natale. Nel mio match di Pavia, qualcuno mi ha interrotto mentre facevo una lezioncina di galateo a Fenice Rossa. Pessima idea. Prima se l'è presa con l'Academy. Voi, ragazzini dell'Academy di Genova, che sognate di diventare come Lothar, vi do la prima vera lezione di wrestling. Mai mettersi sulla strada di Lothar. Mai. Poi se l'è presa con me. Raco, ciccione che fa il comico, continua a fare quello. Non provare a salire sul ring. Il ring è casa mia. Il wrestling sono io. E infine se l'è presa anche con il dottor Dispiacere. Dottor Dispiacere, visto che frequenti comici e ti piacciono tanto le battute, te ne faccio una io. Prova a rompermi ancora le palle e ti chiameranno dottor House. Te la spezzo quella. D'altronde ognuno nella sua vita ha dei sentieri che deve scegliere, però ma niente. Già la schiacciata californiana secondo me non fa per te. Il braccino corto è di... quando abbracci, cosa abbracci poi? Daniele, che cazzo? Daniele, scacchi? Non è che ti interessasse di più... Ecco, grazie Daniele Raco, noi ti auguriamo di battere questo personaggio. Andiamo un attimino a vedere, ecco, Sanna cosa sta facendo, perché, sì, ecco, Sanna è in tema, ma questo è Daniele Raco in versione combat comedian, lasciamolo lavorare e intanto ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro Danilo Puce! Buonasera di nuovo, mi sono sciolto i capelli Stefano perché sto per fare un personaggio, anzi prego la regia di creare un po' di atmosfera noir, perché Stefano me l'ha proprio espressamente chiesto, lui ci teneva a vedere un personaggio che io interpretavo proprio sin dagli inizi, di quando ho proprio iniziato con il cabaret, cioè il personaggio di Rufus Loré. Chi è Rufus Loré? Rufus Loré, che ora interpreto con i capelli un po' più da artista, è uno scrittore noir maledetto. Lui scrive libri perché è un po' sfigato, in sostanza scrive libri ad esempio per consolarsi, perché la ragazza l'ha lasciato per incomprensioni proprio artistiche. Lei gli ha detto: tu non mi capisci con le cagate che scrivi, lo sai chi mi capisce? C'è poco da ridere, lo sai chi mi capisce? Tiziano Ferro. Lui sì, lo sai cosa dice? Dice che io ho delle isole negli occhi. Lo sai cosa vuol dire? Sì, amore, che hai l'acqua nel cervello. E infatti Rufus si presenta e dice: ho scritto un nuovo giallo, un giallo molto interessante, all'avanguardia. È molto interessante perché nella prima pagina io descrivo un omicidio e poche righe dopo dico il nome del colpevole. Così ci togliamo il pensiero. Anche perché invece io anni fa scrissi un giallo intricatissimo, era bello, però era una rete di indizi, indagati, sospetti, sospettati, pestaggi, depistaggi, brutali, interrogatori, al punto tale che neanche io alla fine del libro mi ricordavo più. Ma che cazzo era stato? Per capire me l'ero dovuto rileggere 6 volte, allora adesso ho ovviato al problema. Autore dell'omicidio del libro di cui vi sto parlando è un killer professionista di nome Victor. Vi nascerà spontanea la domanda: perché Victor decide di diventare un killer?
perché come rapitore faceva cagare, ad esempio, proprio come quella volta che cercò di imitare l'anonima sarda ma sbagliò, inviò per posta il rapito e si tenne l'orecchio, che sono errori da non fare. Poi al Pirla l'hanno anche beccato perché ha chiamato casa dicendo almeno per l'orecchio 20-30 euro me li date, ma come killer Victor era infallibile. Infatti finì ben presto sotto l'egida della mala, solo che non sapeva cosa volesse dire egida, quindi i primi anni di lavoro furono parecchio confusi. E in uno dei bordelli del boss, Victor conobbe lei, Hilde, una nota prostituta locale, se ne innamorò, ma era preoccupato, diceva: Hilde, se mai la polizia facesse una retata qui dentro, cosa ti accadrebbe? Tranquillo, gli sbirri non ci avranno mai vive, il capo ha dato a tutte noi delle pilloline di cianuro. Piuttosto moriremo ingoiando, pensa che bello amore, morirete come avete sempre vissuto. Ma Victor era innamorato, infatti la portò via, la sposò, anche se un suo amico gliel'aveva detto: guarda che sposare una donna così è come ereditare una macchina, dici per il suo fascino antico, no, dico per i colpi che non le hai dato tu. Ma Victor non si insospettì finché un giorno non vide una fila di uomini uscire da casa sua con lo scontrino in mano. Lì qualche campanello gli suonò e lì si arrabbiò, disse: cavolo, di tutto il quartiere l'unico che fa lo scontrino deve essere proprio sto Pirla qua. Lì si arrabbiò Victor e Victor uccise la propria moglie, ma fortunatamente, lieto fine, un detective, un eroe, investiga sul caso, alla fine trova il nostro Victor, lo torchia, gli dice: Victor, io nella mia carriera ne ho viste di donne orribilmente sfigurate, ho visto Alba Parieti, ma lei non l'hanno sfigurata, cazzo, è così di suo. E Victor finisce in galera per uxoricidio. Solo che, non sapendo cosa voglia dire uxoricidio, i primi anni di galera sono parecchio confusi. E questo è proprio Rufus Lore, che è quasi autobiografico. Rufus Lore, Stefano, devo dire la verità, perché tu sai meglio di me. Sì, io so che... ecco, stacca, grazie. Intanto, voglio dire che Danilo Puce è un comico dello Zelig Club, ma non è soltanto un comico, no. Danilo Puce è uno scrittore, seriamente. Ci ecco, qui io qui ho una sua pubblicazione. Vediamo se riesco a farvela vedere ancora meglio. Ecco qua. Il club del suicida. Esattamente. Vuoi che ti spenda due parole? No, certo. Innanzitutto grazie per questa possibilità. Allora, questo è un romanzo che ho scritto nel 2012. È un romanzo che chi vuole lo può acquistare sul mio libro.it. Tra l'altro ho fatto un'iniziativa, cioè intendo devolvere parte del ricavato alla fondazione Michael J. Fox, l'attore di Ritorno al Futuro, che ha appunto una fondazione di ricerca contro il Parkinson. È un libro autopubblicato che si può comprare sul mio libro.it. Perché autopubblicato, caro Stefano? Perché le case editrici italiane sono un po' più impegnate a pubblicare roba come Moccia e Fabio Volo. Quindi si può acquistare lì. Non che io, voglio dire una cosa, Stefano, però io non ce l'ho con Moccia e Fabio Volo, perché tutti se la prendono sempre con Moccia e Fabio Volo. Io da collega devo dire no, perché Moccia e Fabio Volo alla fine parlano d'amore, uno ci trova in Moccia e Fabio Volo quello che non trova nel proprio compagno, le donne quindi usano un po' la fantasia. Meglio uno che ti dice scusa ma ti chiamo amore di uno che ti dice scusa amore non entrare in bagno per la prossima mezz'ora che oggi ho proprio esagerato. Quindi meglio Moccia e Fabio Volo, però insomma anche i giovani dovrebbero essere un po' più valutati. Senti, ci parli un pochino dell'argomento di questo libro. Allora, il club del suicida, la storia è questa: un gruppo di ragazzi che perde, è un romanzo giallo, perde un amico che decide di togliersi la vita, loro si riuniscono per scoprire come mai lui ha preso proprio questa decisione, arriveranno a scoprire che forse non è proprio andata come l'hanno presentata ai giornali, forse c'è del mistero in più, ma nell'indagare sulla scomparsa del loro amico scoprono alla fine qualcosa in più su loro stessi, che è la cosa importante. Ci ricordi dove possiamo trovare il tuo libro? Il mio libro.it, oppure si può andare nelle Feltrinelli, rompere un po' i coglioni al commesso che te lo ordina lui dal mio libro.it e lo puoi poi ricevere nelle Feltrinelli. Grazie mille. Benissimo, ti mando la fattura del marchettone. Grazie Danilo Puce, veramente eccezionale. Allora, torniamo da Sanna, vediamo un pochino cosa sta combinando il nostro Sanna. Ecco, allora, ha preso, questo è Combat Comedia, come è iniziato prima, stiamo andando a combattere contro un grande del wrestling. Aspettiamo che finisca, perché prima di dire chi è questo grande del wrestling, che un po' già si intravede, aspettiamo però che finisca. E nel frattempo torniamo dai nostri ospiti musicisti, Paolo e Martino, che ci regalano un altro brano. Grazie Paolo, grazie Martino. Un brano tradizionale, quindi abbiamo fatto un po' di pezzi nostri, adesso vi facciamo sentire qualcosa di non nostro, che è incluso nell'album. È un pezzo di gospel, quindi un canto di chiesa, e si chiama Jesus on the Mainline. Mm-hmm.
Jesus on that main line, you gotta tell him what you want. Well, Jesus on that main line, you gotta tell him what you want. Well, Jesus on that main line, you gotta tell him what you want. You can't call him up and tell him what you want. Well, the line ain't never busy, tell him what you want. Well, the line ain't never busy, tell him what you want. Tell him what you want. No, his line and never be. You gotta tell him what you want. His line and never be. You gotta tell him what you want. Call him up now and tell him what you want. Well, if you're feeling down now, tell him what you want. If you're feeling down now, tell him what you want. Well, if you're feeling down now, tell him what you want. Call him up and tell him what you want. Well, Jesus on that main line, tell him what you want. Jesus on that main line, tell him what you want. Jesus on that main line, tell him what you want. You can't call him up and tell him what you want. Well, Jesus on that main line, tell him what you want. Jesus on that main line, tell him what you want. Jesus on that main line, tell him what you want. You can't call him up and tell him what you want. E vai, una puntata davvero preziosa di Comedy Night, avete fatto bene a non perdervela, avete fatto davvero bene. E adesso torniamo dal nostro Davide Fabrucino! Oh, grazie amici di Telegenova di Comedy Night, mio ultimo intervento, avete conosciuto un po' un lato, diciamo, allegro di me, no? Vi ho parlato un po' dei miei lavori in maniera scherzosa, ma ci sono anche delle cose che mi danno particolarmente fastidio, soprattutto un determinato tipo di persone, gli ottimisti estremi. Quelli che devono vedere sempre il lato positivo in qualsiasi cosa, tipo, non so, il raggio di sole in una giornata di pioggia, l'arcobaleno durante la tempesta, la luce in fondo al tunnel durante una retroscopia. Cioè, per dire, la prospettiva di una notte fantastica, pur sapendo che la ragazza che si sono tacchinati tutta la notte magari è un trans, il che ti riporta dritto alla retroscopia. Cioè, quella è gente che troverebbe il lato positivo anche in un rito satanico. Cioè, vabbè, quello a dire la verità lo so, perché è appurato che tutti finiscono con un'orgia, però vabbè, però non divaghiamo troppo. Praticamente, che cosa è successo? Che torna un mio amico dopo 2 anni di India, quindi è stato 2 anni in India, e ha studiato la filosofia orientale della ricerca della felicità. Praticamente ero in uno di quei periodi in cui avevo appena perso il mio lavoretto precario che mi consentiva di mantenermi, di pagare l'affitto e le bollette, di dedicarmi praticamente alle mie passioni, la scrittura, il teatro, il cabaret, il gioco d'azzardo, l'alcol e la prostituzione. Però diciamo che mi sono seduto di fronte a un tè insieme a questo mio amico e mi sono confessato, gli ho detto guarda è un periodaccio, purtroppo non riesco ad arrivare a fine mese, non so come pagare le bollette, non so cosa fare. E lui: cerca di guardare il lato positivo delle cose. E tipo? Magari per una concatenazione degli eventi, il cosmo sinergico dell'universo ti ha scatenato uno stimolo a trovarti un lavoro che ti piacerà sicuramente molto di più di quello che avevi. Senti, piccolo Buddha, a me l'unico stimolo che mi viene adesso è quello di darti una testata in mezzo agli occhi, dai. Scusami un minuto,
con questa filosofia da baci perugina, cioè come se io ti dicessi ma se la tua ex ragazza miliardaria ti lascia dopo 10 anni è perché magari per una concatenazione di eventi, il cosmo sinergico, perché lo stimolo a darti a trovare una ragazza anche migliore, sì, e dopo 2 anni di YouPorn e di otrie in diminuzione ti metti con la figlia strabica del portinaio sotto casa, cioè, e dopo magari stare con lei dopo 2 anni, avere una crisi depressiva, ingrassare di 40 kg e non riuscire neanche a guardartelo quando vai al bagno, cioè. Il cosmo ha dei segni imprescindibili. Per coglierli a pieno è bene guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Sì, ma se non lavoro, il bicchiere insieme al piatto e il portafoglio è tutto vuoto, cioè. Ma la vita è uno specchio. Se sorridi, ti sorride. Allora, il mio specchio quando mi alzo la mattina mi fa il dito medio, abbi pazienza, cioè. Ma tu devi essere pro-life. Cioè, devi essere sorridente. Devi alzarti la mattina, fare un bel sospiro e dire oggi sarà la giornata più bella della mia vita. E come, scusa, non ho capito. No, tu devi alzarti la mattina, fare un bel sospiro e dire oggi sarà la giornata più bella della mia vita. Allora, oggi mi hanno appena licenziato. Abito a Novi Ligure, detta anche Novi Lugubre, l'unica città che finisce con Ligure ma non ha il mare, quindi è già una presa per il culo. Avamposto sito in zona collinare, in provincia di Alessandria, l'unica città con nebbia 9 mesi l'anno, tant'è che la squadra di calcio si chiamano i Grigi. Cioè fanno il derby della tristezza e giocano Alessandria Ronco e l'arbitro, invece di lanciare una monetina, lancia una pastiglia di Xanax. Cioè voglio dire, se io vi dico Novi Ligure, cosa vi verrà mai in mente? Non di certo la buonissima cioccolata, neanche Fausto Coppi, il grande ciclista, nemmeno il presentatore, attore Claudio Bisio. Lo so cosa vi viene in mente, vi vengono in mente le tragedie, e già questa è una tristezza. Quindi io l'unica volta che mi alzerò la mattina, farò un sospiro di sollievo e dirò oggi sarà la giornata più bella della mia vita, sarà quando, guardando l'orologio, dirò cavoli, sono in ritardissimo per il rito satanico, mi sa che arrivo giusto in tempo per l'orgia. Grazie Telegenova, grazie Stefano, ciao amici. Andare su Sanna un secondo. Sanna, è il tuo momento. Ecco, adesso vediamo un po' di decifrare il tuo lavoro qui. Allora, cosa abbiamo? Qui abbiamo, allora, questa è la maschera dell'uomo tigre e tu ci stai svelando che l'uomo tigre in realtà è Daniele Racco. No, cioè, ah, ecco, si è ispirato all'uomo tigre. Benissimo, non avevo capito niente. Grazie Sanna, vieni, fantastico. Allora, abbiamo sentito delle straordinarie canzoni in lingua inglese, americano. Ecco, quindi è il momento di richiamare il nostro professor Grant. Buonasera signori, bentornati, bentrovati alla seconda puntata, alla seconda lezione del corso di Zen. Adesso vi avevo lasciato col verbo, come si dice, fare testimoni di Geova, che toc toc toc. Andiamo avanti col prossimo verbo. A chi non è capitato di sentire degli strani rumorini in soffitta, come di un topolino che scoiattola indisturbato per mesi senza che mai riusciamo a stanarlo? Ma la tecnologia satellitare ci può aiutare. Andiamo a vedere, come si dice in Zenglish, localizzare il topo col navigatore. To Tom Tom e Jerry. To Tom Tom e Jerry. Adesso andiamo a vedere, per esempio, a chi non è capitato di cantare delle canzoncine incomprensibili senza che mai riusciamo a togliercele dalla testa. Andiamo a vedere come si dice. To Cuckoo, Rucucu, Paloma. To Cuckoo, Rucucu, Paloma. Adesso andiamo a vedere come si dice, per esempio, a chi non è capitato di trovare la propria fidanzata a letto col proprio migliore amico. Andiamo a vedere come si dice in Zenglish poter interloquire con lei senza finire la frase. To put put put. To, ma proprio to put put put. E adesso andiamo a vedere come si, chi non è capitato di avere parto plurigemellare. A tutti, credo. Andiamo a vedere come si dice in Zenglish allattare gemelli contemporaneamente. To tete a tete. To tete a tete.
Adesso andiamo a vedere in Zenglish come si dice quando noi magari al mattino presto con la rugiada non vediamo tanto bene, col nostro SUV 4x4 abbiamo investito la nostra povera suocera. Zenglish contempla anche questo spiacevole inconveniente. Tu, hip hip hip, hurra! Tu, hip hip hip, hurra! Grazie signori, salutate il vostro professore di Zenglish. Grazie, grazie professor Grant, ma aspetta, aspetta, resta con noi, che ti presento come si deve, Roberto Zambarelli! Grazie, grazie, grazie Roberto, grazie, grazie per essere stato qui con noi. Buonasera. Allora, dunque, in questo momento vorrei fare una piccola riflessione. Questa sera noi abbiamo due ospiti straordinari che hanno portato un esempio non soltanto di grande musica, ma un esempio anche di amicizia. Ecco perché il sentimento primario, tutti si pensa sempre, si dice qual è il sentimento più importante? Il sentimento più importante molto spesso si dice è l'amore, certo, ma l'amicizia non è forse una forma di amore? Ecco, cos'è successo? Io voglio fare una piccola riflessione insieme a voi telespettatori, mi approfitto di questi due minuti. Cos'è successo? Un gruppo di ragazzi per amicizia ha fatto un murales nei confronti di un amico perduto. Possiamo togliere la musica un attimo di sottofondo, per favore? Nei confronti di un amico perduto. Questo murales è stato fatto in una zona della città un po' particolare. È stato fatto senza chiedere il permesso, quindi assolutamente non era un murales regolare e noi questo assolutamente lo capiamo. Però mi sento di condividere un sentimento di affetto nei confronti di questi ragazzi. Io stesso ho provato il dolore di perdere un amico e quindi gli sono vicino. Non conoscevo questa persona, non conoscevo Mattia Medici e in ogni caso voglio partecipare all'affetto di questi ragazzi mandando in onda il murales che è stato cancellato. Bene, noi di Comedy Night lo vogliamo invece vedere, quindi ecco qua, ciao bestia da parte dello staff soprattutto di Comedy Night. Quindi un secondo, grazie regia. Ecco, abbiamo voluto fare la nostra parte perché l'amicizia è davvero il sentimento che tiene insieme le persone al di sopra di tutto. Quindi chiediamo ufficialmente a chi ne ha il potere, magari proprio anche il sindaco Doria che ho nominato prima, magari troviamo uno spazio dove questi ragazzi possano proporre di nuovo questa cosa in modo assolutamente legale, in modo che si possa davvero fare e che non venga più cancellato. E evitiamo di cancellare anche gli altri murales che sono così belli, insomma danno un po' di colore a quella zona brutta perché è grigia, perché è nascosta, perché è buia di San Pio d'Arena. Ma ho anche parlato troppo e andiamo avanti, torniamo dai nostri ospiti Paolo e Martino. Eccoci qua. Benissimo. Eccoci qua. Non ci siamo mai mossi. Non ci siamo mossi di qua. Loro non si sono mai mossi, in effetti. Allora, a questo punto direi che è il caso di spiegare a tutti quelli che vi hanno sentito fino adesso come potervi sentire di nuovo, come potervi trovare anche sui social network che voi utilizzate, perché siete assolutamente moderni anche da questo punto di vista. Paolo, ci dici qualcosa? Dunque, vabbè, per quello che riguarda internet c'è un sito che è paolobonfanti.it, che sono tutte le notizie che riguardano me, ma anche Martino, perché da poco ho aggiunto una pagina col progetto Friend of a Friend, dove ci sono tutte le notizie anche riguardanti il nostro progetto in duo. Poi ci sono gli spazi Facebook sia miei che di Martino, c'è anche lo spazio Facebook di Red Wine per chi vuole seguire, col sito web anche che è di Red Wine, che è esattamente redwinemusic.net, quindi c'è anche Red Wine. E poi io ho anche un canale YouTube dove ci sono tutti i nostri video, ne abbiamo fatti due proprio registrati nel laboratorio di Corrado Giacomel, che è un grande liutaio genovese che ha costruito l'Octave Mandolin di Martino. Li abbiamo registrati lì, quindi se qualcuno vuole vedere i video ci sono anche i video. Questo è quanto. Per quello che riguarda le date, ce ne sono tante, ma vi diciamo soltanto quelle liguri. Venerdì 4 aprile siamo al Caumbesi a presentare il nostro CD. Certo. Poi dopo un altro bel appuntamento è quello del 30 maggio, venerdì 30 maggio a Sarzana, all'Acoustic Guitar Meeting di Sarzana. Lì è una ribalta internazionale, ci sarà, almeno così hanno detto, spero di sì, un nostro grande amico, grandissimo musicista bluegrass e non solo, che si chiama Tim O'Brien, confermato, con cui speriamo anche di fare almeno un brano insieme. Ecco.
Beh, caspita, quindi abbiamo davvero tante possibilità di seguirvi sia online, perché è importantissimo per adesso per i musicisti, ma in generale per gli artisti, essere avvicinabili dal pubblico che li segue, quindi anche guardando e riguardando le prestazioni, possiamo così dire, le prestazioni anche televisive. E ricordo infatti che, giusto appunto, anche Tele Genova Live ha un canale YouTube dove si potrà rivedere anche questa puntata, quindi potranno riascoltarvi i nostri telespettatori e vedere tutta la puntata anche sul canale YouTube. E a questo punto, prima di ascoltare di nuovo i nostri ospiti suonare, è il momento di fare i saluti, perché siamo giunti al termine della puntata e quindi voglio chiamare qui insieme a noi tutti quelli che hanno partecipato, e sono innanzitutto Roberto Zambarelli. Eccoci! Eccolo qui! Roberto, avvicinati a noi, avvicinati a noi. Sì, vieni qua. Eccolo, Roberto Zambarelli. Danilo Puce! Davide Fabbrocino! Una menzione particolare, speciale, straordinaria per colui che porta avanti il vero grande onore di Comedy Night, che è Enrico Sanna! Ma Sanna ormai sta diventando una persona famosa, lo fermano per strada, gli gridano Sanna, ma voi dovete farlo. Quando lo vedete, quando lo incontrate, chiamatelo Sanna, lui ne è felice. Quindi Sanna, mi raccomando, sì, è felice assolutamente, che qua ha ritratto i nostri old friends. Quindi vi ricordo, ci vediamo tutti i venerdì, ecco, sì, eccolo qua, Sanna di profilo, no, sei meglio di tre quarti, sono meglio i tuoi disegni, toglietemi, ecco, perfetto. Che Sanna devo dire che ha tanti, ma tanti, davvero tanti pregi, quello della bellezza è un po' lontano dall'essere bello. Scherzo. Salutiamo i nostri telespettatori, ci vediamo tutti venerdì sera su Tele Genova Live in diretta, rigorosamente in diretta. Infatti vi posso dire che sono le 22:13 circa. Martedì sera saremo in differita, come si diceva una volta, oppure più modernamente in replica, sempre alle ore 21 su Tele Genova Live. Ma adesso è davvero il momento di salutarci ascoltando un nuovo brano dei nostri grandissimi ospiti, vi ricordo Martino Coppo e Paolo Bonfanti. Grazie. Questo è un brano, anche questo tradizionale, si chiama Going Down the Road Feeling Bad, e in mezzo ci abbiamo infilato una cosa che, vabbè, che sentirete. Fago super king a staguma, fago super king a staguma, fago super king a staguma, senhor, como é piace tu e vou te. Fago du velé guassade vem, fago du velé guassade vem, fago du velé guassade vem, senhor, a beve fim quando é gol crescente. Thank you.
I'm going down this road feeling bad. I'm going down this road feeling bad, Lord, Lord. And I ain't gonna be treated this way. Fago super king hasta goma. Fago super king hasta goma. Fago super king hasta goma, Senhor. Non mi piace il tuo vecchio cancia. Grazie. Comedy Night, è sempre un grande piacere. Ciao. Strano. Grazie ragazzi. Grazie. Telegenova Live, la nuova emittente televisiva regionale, ricerca nuove figure commerciali da inserire in organico. Sei una persona dinamica, ambiziosa, che si sa mettere in gioco? Allora non pensarci troppo. Invia il tuo curriculum vitae al seguente indirizzo email: a.peri@telegenova.net. Telegenova Live. La TV cresce. Anche grazie a te. Ragazze, ecco qua i vostri acquisti. Tornate presto perché qui da noi ogni settimana nuovi arrivi. Grazie, ciao, buona giornata. Cosa ci fa Roby Ruba qui da BDM? Semplice. Io sono come Tommaso, ci devo sempre mettere il naso perché qui effettivamente è tutto vero. Dal 40 al 70% di sconti. Seguitemi. Tanta roba. Che vita frenetica, sempre di corsa. Da BDM sono nel reparto orologi. Anche questo ha la sua importanza nella vita di tutti i giorni di un uomo. Tre orologi, sono un po' indeciso, sportivo, elegante, quale prendo? 40%, li prendo tutti e tre, ancora una volta BDM mi ha stupito. E poi, vini bianchi, vini rossi, spumanti, champagne, pregiati, prosit. Amici e soprattutto amiche, so che non dite mai l'età, ma gli anni passano anche per voi, eccomi qua nel reparto che forse vi avvicina un po' di più. Articoli, prodotti per il corpo, viso, cappelli internazionali, insomma tutto quello che fa per voi per la bellezza fisica. E poi se andate anche in palestra, gli integratori. E che prezzi! Fa freddo, fa caldo, piove, c'è la neve, insomma qui non si sa mai come vestirsi. Da BDM però ho trovato una cosa che fa per me. Intanto